Altafini. Altafini. Rete. Il Milan ha vinto l'ottava edizione della Coppa dei Campioni. La stagione 62-63 si è quindi conclusa con il Milan che ha alzato al cielo la sua prima Coppa Campioni. La squadra è diventata la formazione più forte d'Europa. La scommessa del presidente Rizzoli è stata vinta. Ora la sua vecchia promessa può essere mantenuta. Dopo lo scudetto del 1962, infatti, il patron rossonero aveva annunciato che avrebbe lasciato la squadra solo dopo aver conquistato un titolo internazionale. La vittoria ora è arrivata, quindi, stanchi ma soddisfatti per i risultati ottenuti, nel 1963 Rizzoli e il suo team lasciano la squadra. Mi è dispiaciuto molto, abbiamo fatto un pranzo, non so dove. Così mi è dispiaciuto molto, d'altra parte, eravamo anche stanchi. La società viene ceduta a Felice Riva, imprenditore tessile milanese e proprietario dei cotonifici della Valle Susa. La scelta non sarà tuttavia delle migliori. Per le industrie tessili lombarde, infatti, gli anni 60 rappresentano un difficile periodo storico. La nuova proprietà sarà quindi interessata più agli utili che alla squadra e in pochi anni Riva porterà il Milan sull'orlo di una difficile crisi gestionale. Rizzoli aveva deciso di andarsene cedendo la società Riva della Valle Susa nel momento peggiore della Valle Susa, nel momento in cui stava fallendo. Come se non bastasse, a sorpresa anche l'allenatore Rocco, colui che aveva portato il Milan sul tetto d'Europa, lascia la squadra. Nel corso dell'estate, infatti, El Parón aveva preso degli impegni con alcuni dirigenti del Torino. Rocco è intenzionato a trasferirsi in casa Granata. E Rocco aveva già firmato impegno morale, che poi era materiale, perché aveva, da quello che so io, aveva fermato su una scatola di fiammiferi nella macchina di quelli di Torino sull'autostrada. Aveva fatto come una specie di stretta di mano, insomma, ma lui aveva fatto questa firma. Non glielo so dire, probabilmente un dissidio con Viani. Una decisione comunque sofferta, quella di Rocco, dettata anche dal difficile clima che si respira a Milanello. I rapporti tra l'allenatore e Viani, infatti, ormai non sono più buoni da tempo. A creare problemi è soprattutto il carattere accentratore del direttore sportivo. Rocco alla fine decide quindi di partire. Tra Nero Rocco e Gibo Viani c'era un'amicizia, perché in pratica sono venuti fuori insieme, ma due grandi personalità finiscono con lo scontrarsi. È difficile che possano convivere nello stesso ambiente, quindi non era un'incompatibilità, era come dire uno dei due è di troppo, insomma questa era la vera realtà. Tutte le volte che Mila vinceva, Viani, dalla vesa della battaglia dove si trovava, trovava sempre qualche pelo nell'uovo di dire Mila ha giocato bene, ha vinto ma non ha giocato bene, c'era sempre qualche piccola critica nei confronti del Milan. E Rocco ne soffriva moltissimo di questo fatto. Nel momento in cui si creò le condizioni per far andare via Rocco, perché quel tipo di dirigenza non lo voleva più, è andata via anche quella dirigenza. Al suo posto sulla panchina rossonera arriva Luis Carniglia, ex allenatore del Real Madrid e della Roma. Nonostante tutte le difficoltà e gli avvicendamenti in panchina, il campionato 63-64 comincia comunque nel migliore dei modi. Il Milan vince tutti i primi incontri e si porta subito in testa alla classifica. Ma ai rossoneri interessa soprattutto la Coppa Intercontinentale. Grazie alla vittoria in Coppa Campioni con il Benfica dell'anno precedente, il Milan può infatti provare a conquistare il titolo di squadra più forte del mondo. La partita di andata si gioca a San Siro il 16 ottobre 1963 e vede il Milan opporsi alla squadra brasiliana del Santos del grande Pelé. Io avevo solo 22 anni e avevo appena esordito in nazionale e è arrivato il Santos di Pelé con una fama straordinaria. Quello che scende in campo è un Milan travolgente. Nonostante i due gol del brasiliano Pelé, infatti una doppietta di Amarildo e altri due gol di Trapattoni e Mora assegnano la prima partita con il risultato di 4-2. Una partita straordinaria. Poi giocata con il Santos, con Pelé in piena efficienza e con un Santos che veniva da vittorie stravolgenti contro il Real Madrid e via dicendo, oltre a quello che faceva in campo nazionale.
La partita di ritorno si gioca un mese dopo, il 14 novembre, nel grande stadio del Maracanã. Pelé non è in campo, è infortunato e ai rossoneri sembra quindi una passeggiata. Il primo tempo vede ancora una volta i diavoli dominare il campo. Il Milan rientra negli spogliatoi in vantaggio di 2 gol. C'è un dirigente nostro che è fuori, viene negli spogliatoi naturalmente gasato a mille. Dice: ragazzi, sta venendo giù un'acqua che è la fine del mondo. E questo qui ha pensato: questi sul bagnato non sono capaci di giocare, noi vinciamo 2-0, dunque è fatta. E invece è uno scandalo. Il secondo tempo viene diretto a senso unico e i brasiliani riescono a rovesciare il risultato con un 4-2 a loro favore. Per assegnare il titolo serve quindi uno spareggio. La partita si disputerà 2 giorni dopo, il 16 novembre, ma sin da subito i rossoneri capiscono che vincere quell'incontro sarà un'impresa difficile. Ovviamente non potevamo vincere, c'era lo stesso arbitro, lo stesso campo, le stesse condizioni, per cui era chiaro che avrebbe vinto in qualche modo il Santos. Sia Sani che Dio abbiamo chiesto ai dirigenti di non accettare assolutamente un arbitro argentino, Brozzi, che era quello poi che ha arbitrato. Abbiamo detto: piuttosto accettate un arbitro brasiliano, e abbiamo fatto anche il nome di Armando Marques, perché Armando Marques era il nemico numero uno di Pelé. E abbiamo detto: piuttosto che accettare Brozzi, che è pericoloso, accettate un arbitro brasiliano. Ma il Milan, forse per l'esperienza, mancanza, non so, ha accettato Brozzi, proprio Brozzi, che ha derubato il Milan, anche i giornali brasiliani l'hanno detto. La partita si trasforma infatti in un vero scontro con l'arbitro, che fa finta di non vedere le feroci marcature di Almir su Amarildo. Hanno buttato fuori Cesare Maldini su un calcio di rigore che non c'era, hanno spaccato il portiere Balzarini. Alla fine, un rigore inventato dall'arbitro Brozzi consegna la vittoria al Santos di Pelé. Il Milan è stato defraudato del titolo di campione del mondo. Le polemiche non sembrano comunque esaurirsi. Viani ritiene che la colpa della sconfitta sia dovuta in gran parte alla poca decisione con la quale Altafini è sceso in campo. Davanti ai giornalisti lo accusa di essere un coniglio. Anche in questo caso è l'inizio di una difficile convivenza che pochi mesi dopo porterà Altafini a tornare per protesta in Brasile. Non mi ha mai toccato questo discorso qua, perché non mi sentivo coniglio. Mi ha chiamato coniglio perché in quel momento lì era arrabbiato un giorno che noi abbiamo perso una partita della finale di Intercontinentale con Santos, e lui, non sapendo cosa dire, dice: abbiamo perso per colpa di quel coniglio. Tenete presente una cosa che è molto importante: per avere un appellativo basta che sia un uomo di grande importanza dirlo. Brera disse che Rivera e Mazzola erano due abatini. Brera si inventò questa parola abatini rivolgendosi a Mazzola, a Bulgarelli e a me, che eravamo il trio centrale di quella nazionale di quel periodo. Poi, dato che io fui l'unico che reagì, allora diventò un rapporto diretto fra lui e me sulla parola abatini, ma si dimenticò degli altri due, perché gli altri due giustamente se ne fregavano di fare discussioni. Con le ossa rotte dalla Coppa Intercontinentale, il Milan torna in Italia per continuare il campionato 63-64, che lo vede ancora al primo posto, a pari merito con il Bologna di Fulvio Bernardini. Il 1 marzo 64 c'è lo scontro diretto. Un Milan demotivato si piega davanti alla caparbietà dei rossoblù. È l'inizio di una fase discendente. I rossoneri chiuderanno il campionato al terzo posto, a 3 punti da Inter e Bologna. Il campionato 63-64 sarà comunque tra i più entusiasmanti della storia calcistica. Nel mese di marzo 64 scoppia infatti lo scandalo doping. La squadra del Bologna, fino a quel momento prima in classifica, viene considerata colpevole e penalizzata di 3 punti. A fine campionato, tuttavia, il giudice sportivo riabilita i rossoblù, i punti vengono restituiti e i fensinei tornano al primo posto a pari merito con l'Inter. Visti i reclami di appello proposti dal Bologna FC, dall'allenatore dottor Fulvio Bernardini e dal medico sociale dottor Igino Poggiali, in accoglimento degli stessi ha deliberato di assolvere il Bologna FC. Per la prima volta nel campionato italiano di calcio, per assegnare il titolo bisognerà disputare uno spareggio. Pochi giorni prima della partita, però, durante un incontro con il presidente interista Angelo Moratti, il patron rossoblù Renato Dallara muore per un infarto. Con il lutto nel cuore, i fensinei si battono fino alla fine, vincendo la partita e riportando lo scudetto a Bologna, dove mancava da lontano 1941. In casa milanista le cose non vanno decisamente meglio. Dopo la sconfitta con il Santos, il presidente Felice Riva decide di esonerare l'allenatore Luis Carniglia. Al suo posto, temporaneamente, arriva un rossonero di gran classe, Nils Liedholm, che fino a pochi mesi prima allenava le giovani speranze del vivaio milanista. Signor Liedholm,
Sì. Senta, è più facile allenare i ragazzi o dei giocatori già arrivati? Io penso è più facile allenare i ragazzi. Perché? Perché è più facile togliere i difetti a un ragazzo giovane che un anziano. Ma è la presidenza il vero problema a Rossonero. Le difficoltà finanziarie del suo cotonificio fanno finire Felice Riva sulle prime pagine di tutti i giornali. Il patrono è costretto a dichiarare bancarotta e a fuggire all'estero. Riva deterrà così il record di primo presidente della storia del calcio italiano ad essere condannato e arrestato. Come se non bastasse, durante l'estate torna in Brasile anche il goleador José Altafini. Il giocatore per la nuova stagione 64-65 chiede infatti un ingaggio di 100 milioni di lire annue. Viani di risposta offre metà stipendio subito e l'altra metà a rendimento. Quali sono gli stipendi di un calciatore oggi? Può far conto che un calciatore può guadagnare in media 5 milioni all'anno, 5-6 milioni. Senza far nomi, il calciatore che guadagna di più quanto può guadagnare? Dai 3 ai 3 milioni e mezzo al mese. Oltre allo stipendio, i calciatori hanno anche un premio di partita. Sì, sì. A quanto può ammontare? Dunque, a 15.000 lire in casa, appunto, e a 30.000 lire fuori. Quindi se vincono fuori possono guadagnare 60.000 lire. Esatto. E in casa 30.000 lire. Sì, sì. Inoltre possono avere il cosiddetto premio di ingaggio. Sì, che varia. Che varia secondo le possibilità del giocatore, il valore del giocatore e anche le necessità della società. In scadenza di contratto c'era un presidente nuovo che era Felice Riva e a quel punto nella trattativa normale, trattativa di lavoro, io chiesi una cifra, lui mi offrì una cifra inferiore a quello che guadagnavo già in passato e il resto a gettoni. E io non accettai. Altafini non accetta, decide quindi di ripartire. Approfittando di un aggravamento di salute del suocero, torna a casa e per 7 mesi non rimetterà più piede in Italia. Buon viaggio ad Altafini, ci rivedremo quando? Ma ho finito di parlare adesso con i dirigenti, che non è ancora definito perché ho degli affari da sistemare, non credo che possa tornare prima. Ad accompagnarlo a Genova per l'imbarco c'è il suo amico di squadra Barenson. Altafini ha le lacrime agli occhi. I due calciatori sono gli unici a sapere che il brasiliano potrebbe non tornare più a giocare nel Milan. Nel frattempo prende comunque il via la stagione 64-65. La squadra ha bisogno di rinforzi e uno dei primi ad arrivare è un centravanti brasiliano naturalizzato in Italia di nome Angelo Sormani. Sormani è stato un brasiliano un po' atipico che si è integrato benissimo nel Milan, si è italianizzato in tutto e ancora qui con noi. Comunque fu protagonista anche lui della seconda Coppa Campione del Milan. In campionato tra Milan e Inter è subito testa a testa. I rossoneri collezionano 14 vittorie e 5 pareggi. In attacco il posto di Altafini è occupato da Ferrario, detto Ciapina. La marcia vincente prosegue fino alla 20ª giornata. Il 7 febbraio 1965 il Milan affronta in casa la Lanerossi Vicenza. San Siro è gremito di tifosi. A Milano, da 2 giorni, è infatti tornato in squadra José Altafini, che ha finalmente raggiunto un accordo con la dirigenza milanista. Gli occhi del pubblico sono tutti per lui. Quella domenica c'era lo stadio completamente pieno. Un'ora prima della partita, noi dovevamo giocare col Vicenza, e tutti con i fiori per Altafini, dunque noi praticamente, è inutile nasconderlo, ci siamo sentiti traditi da tutti. I tifosi pensano che si tratti di una nuova passeggiata, ma la squadra non riesce a giocare. Dopo 90 minuti il Milan perde per 1-0. Lidl, le ragioni di questa sconfitta secondo lei? Ragione un po' che abbiamo giocato molto male, i ragazzi sono nervositi, tutti hanno voluto strafare, voluto decidere, voluto andare per pareggiare. Invece si è fatto solo una gran confusione, è stato già tanto che non si è infilato altri gol. È l'inizio della crisi. Dopo questa partita i rossoneri non riusciranno più a vincere. L'Inter recupera i 7 punti di svantaggio, sorpassa il Milan e conquista lo scudetto. La squadra non girava più e hanno dato tutta la colpa a me. E mi meraviglio che alcuni compagni, o almeno uno o due, ancora oggi in un'intervista ho sentito Amarildo che ha detto che il Milan stava vincendo il campionato e ha perso per colpa mia. La verità non è questa. A fine campionato, come annunciato, Riva lascia la squadra a Luigi Carraro, che avvia una profonda opera di risanamento e ristrutturazione. In estate il Milan parte per una tournée in Sud America, ma negli spogliatoi già si parla dei possibili cambiamenti della nuova dirigenza. Altafini sembra il principale candidato ad essere venduto e infatti al suo ritorno i giornalisti gli comunicano che è stato ceduto al Napoli.
L'altro grande cambiamento interessa la panchina. Per il nuovo campionato 65-66 il neo presidente invita infatti Nereo Rocco a tornare. L'allenatore triestino accetta, prima affiancando in panchina il giovane Silvestri, poi dal 67 come mister ufficiale. Signor Rocco? Prego. Mi scusi, qual è la giornata lavorativa di un calciatore durante la settimana che precede la partita? Durante la settimana che precede la partita il calciatore è a disposizione della società tutto il giorno. Direi dalle 9 del mattino alle 22 che di sera che va a letto. Sveglia alle 9, 9 e mezza la colazione, passeggiata, lezione tattica e allenamenti tutti i giorni della settimana, compreso la domenica. Domenica è il culmine del nostro lavoro. Lunedì si allenano i ragazzi che non giocano la domenica, dal martedì in poi tutti siamo impegnati negli allenamenti. In campionato comunque la situazione non migliora. Il Milan chiude la stagione 65-66 al settimo posto, ma i risultati arrivano invece in Coppa Italia. Nel 67 i rossoneri conquistano la vittoria contro un intraprendente Padova. Ma la fortuna non sembra accompagnare il Milan di questi anni. Nell'estate del 67, nel corso di una riunione dei soci, giunge la notizia che il presidente Luigi Carraro è morto improvvisamente. Suo figlio Franco diventa il nuovo patron rossonero. L'ho visto per la prima volta ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 64 e lui era proprio un giovanotto che studiava da dirigente e io direi da grande dirigente perché insomma ci sono più di 40 anni di dirigenza Carraro in ogni campo di attività. Comunque Carraro resta in partenza un milanista vero, perché è stato presidente di un'epoca buona, di un'epoca bella, anche se non lunga. È erede di suo padre che aveva il Milan nel cuore pur essendo i Carraro non milanesi perché venivano dal Veneto. Dopo la Coppa Italia, il Milan torna a puntare al campionato italiano. Rocco conosce bene l'importanza di una rosa rinforzata, capace di vincere domenica dopo domenica. Il neo presidente si fa convincere e nell'estate del 1967 arrivano i primi acquisti, come il portiere Fabio Cudicini, che con il Milan vinse tutto quanto era possibile conquistare. I segreti dei nostri successi furono soprattutto la grande amicizia, la coesione, quello che si chiamava e si chiama tuttora il gruppo, lo spogliatoio, eccetera, ben guidato dal nostro Rocco allora, di allora. In difesa arriva invece Saul Malatrasi, proveniente dalla Roma. Malatrasi, intanto come vanno le cose? Lei ha avuto uno strappo, no? Abbastanza bene. Si sente meglio? Sembra meglio, cioè adesso sto abbastanza bene. Lei può giocare quindi mercoledì, perché mercoledì sarete nuovamente di scena? Penso di no, vero signor Rocco? No, no. Rocco cosa dice? Penso di no. Magari, ma non è ancora così sciolta completamente la riserva. Comunque, tanti auguri caro Malatrasi. Grazie. Ma è in attacco che il Milan diventa fortissimo. Rocco porta in squadra il centravanti Amrim, detto Uccellino, e un giovane attaccante che stupirà tutti per il suo modo di giocare e vestire, Pierino Prati, detto La Peste. Un giocatore che aveva una straordinaria velocità, anche una forza fisica e direi una svertezza di piede, ha segnato tantissimi gol e direi che in un certo senso è stato il completamento di Rivera, cioè Rivera con gli occhi chiusi lanciava Prati e Prati con gli occhi chiusi sapeva dove arrivava il lancio di Rivera. Quando in una squadra hai questo evidentemente hai già un'arma formidabile. Il soprannome di Pierino La Peste è stata una trovata giornalistica e credo che lo spunto sia stato dato dal fatto che io alle prime partite che giocavo nel Milan ebbi la fortuna di risolverne parecchie al 90esimo, in zona Cesarini in pratica. E allora cioè il mio modo di vestirmi, il mio modo di giocare e così qualche giornalista vide in quelle esecuzioni del gol, in quelle azioni da gol, c'è un ragazzo birichino che faceva gol e poi non dava quasi mai la possibilità all'avversario di poter rimontare il risultato. Prati porterà una ventata di dinamismo all'attacco milanista. Eclettico e molto veloce, con 15 reti al suo primo campionato in maglia rossonera, conquisterà il titolo di capocannoniere superando l'ex rossonero Altafini e il rosso-blu cagliaritano Gigi Riva.
chiaro che poi riuscire a vincere una cosa così importante al primo tentativo davanti a nomi come Altafini, Rivera, vi dicendo, è chiaro che è una cosa che uno si ricorda per sempre. Con questa formazione rinforzata il Milan inizia il campionato 67-68. I rossoneri portano a casa 18 partite vinte, 10 pareggiate e solo 2 perse contro il Cagliari e il Varese. Alla fine della stagione il Milan si laurea campione d'Italia con 9 punti di vantaggio sul Napoli, secondo classificato. È il nono scudetto rossonero. Quell'anno fu indimenticabile perché subito il primo anno vinsi capocannoniere, Coppa delle Coppe, campionato e campionato d'Europa per nazionale. Io credo che un inizio con questi risultati pochi possono vantarne. Ho giocato tutte le partite senza mai star fuori una volta. Ero titolare in ogni occasione e per me è stata, diciamo così, la consacrazione, ecco, quello di sentirsi importante in una squadra vincente. Beh, io per la verità dei campionati ne ho vinti uno solo, quindi è il primo e anche l'ultimo. La squadra è ormai caricatissima. Con il ritorno di Rocco, l'arrivo di grandi giocatori e la conquista dello scudetto, la formazione milanista è pronta a tornare a giocare un ruolo di primo piano anche in ambito internazionale. La prima vittoria arriva il 23 maggio 1968 allo Stadio Olimpico di Rotterdam, dove i rossoneri conquistano la Coppa delle Coppe contro i tedeschi di Amburgo dell'Uwe Seeler. Era la prima Coppa che vincevamo dopo qualche anno in campo internazionale, però fu una partita tutto sommato abbastanza facile, non ci creò particolari problemi. Il Milan è tornato ad essere una squadra stellare. Nel campionato 68-69 i rossoneri giocano quindi con l'autorevolezza della squadra da battere. La stagione è tuttavia dominata dalla Fiorentina di Amarildo e Chiaruggi, che insieme portano a Firenze uno scudetto che mancava da 12 anni. Il Milan arriva secondo, distanziato di 4 punti e a pari merito con l'emergente Cagliari di Gigi Riva. Ma è in Coppa Campioni che il Milan vuole tornare a primeggiare. Rocco ferma la squadra che già in campionato si è dimostrata all'altezza del suo ruolo. Due gli ostacoli principali sulla strada della finale. Prima il Celtic Glasgow, battuto sotto un San Siro coperto di neve il 19 febbraio 1969. Poi la semifinale con il Manchester United. La squadra di Bobby Charlton è un osso duro. Nel corso della partita dalle tribune viene lanciato un oggetto di ferro e Cudicini cade a terra. Rosato ha preso un pugno in bocca, si era lussato gli incisivi. E ho perso un po' di tempo in spogliatoio a rimetterglieli dritti. Quando sono rientrato c'era Cudicini per terra, appunto Rocco dice: muovite che c'è Longo in terra. Io dico: ma non so se casca solo. E aveva ricevuto in testa un rotolo di piombo dalle tribune, solo che così gli ho detto: Fabio, in panchina c'è un ragazzino di 18 anni che era vecchio. No, ma ce la faccio. Infatti si è alzato e malgrado un trauma cranico rilevante è rimasto sul posto. Ma Cudicini si rialza e para tutti gli attacchi degli avversari. Alla fine verrà soprannominato il Ragno Nero, come lo era già stato il grande portiere russo Yashin. Il soprannome di Ragno Nero nacque durante una Coppa dei Campioni del 69 in Inghilterra. C'era una semifinale col Manchester, che la squadra inglese doveva rimontare il 2-0 che aveva subito qui a Milano, per cui ci fu un forcing bestiale per tutti i 90 minuti e quindi l'impegno a cui fui sottoposto fu notevole. Siccome mi stupì abbastanza questa mia tenuta tutta nera, forse gli ha dato così l'idea del ragno. Il Milan conquista così la finale contro l'Ajax di Cruyff. Quella era... non era la prima finale, perché l'anno prima avevamo vinto la Coppa delle Coppe, dunque era già una manifestazione importante. Però la Coppa dei Campioni in quel momento era una cosa, era il massimo, era forse ancora più importante quella che poi si vinse dopo l'Intercontinentale. Il match si disputa a Madrid il 28 maggio del 69 nel grande stadio del Santiago Bernabéu. Rocco schiera la solita formazione, con solo qualche ritocco. Cudicini, Anquiletti, Schnellinger, Arrosato, Malatrasi, Trapattoni, Amrim, Lodetti, Sormani, Rivera e Prati. È proprio Prati il vero matador della serata. In 10 minuti del primo tempo segna 2 gol spettacolari, uno proprio su passaggio di Rivera. Rivera, colpo di tacco per Prati, tiro!
2-0, rete di Prati. Dopo il primo e dopo il secondo gol andassi a cercare il terzo gol, che era inutile. Cioè, quello era un momento che io volevo andare avanti, non mi sarei fermato più a far gol, perché era il momento che io dovevo viverlo proprio fino alla fine, e così fu stato. Gli olandesi non vogliono piegarsi tanto facilmente e la loro reazione è durissima. Nel secondo tempo un fallo di Lodetti concede un rigore all'Ajax. Dal dischetto Vasovic non sbaglia, è il 2-1. Vasovic incaricato del tiro. Rete. Vasovic ha segnato e siamo pertanto 2-1. Ma il Milan è scatenato, carico e deciso a vincere. Dopo pochi minuti, al 20° del secondo tempo, Sormani tira e mette in rete. Passano ancora pochi minuti e Rivera, bloccato in contropiede da una marcatura serrata, crossa al centro. Prati arriva e mette dentro. È il 4-1, il tripudio rossonero. Servito Rivera. Passaggio da me. Rivera. Ecco lo scambio bello, forse ci siamo. Ci siamo. No, troppo tardi. Troppo tardi. Pallone. Rete di Pierino Prati, ancora 4-1. Ancora una volta campioni, però per noi la vittoria è stata quella di Manchester. Io credo che lì noi sapevamo di essere già campioni d'Europa. Avessimo incontrato l'Ajax 2 anni dopo, forse perdavamo. Però noi sapevamo che erano all'inizio e noi eravamo più forti. Fu una partita tutto sommato abbastanza semplice per noi e non difficoltosa, come poi sarebbe stata successivamente. Di cui si può dire che stava già cominciando a dare segnali importanti, perché le sue caratteristiche erano caratteristiche di altissimo livello, però non era accompagnato, così come fu accompagnato successivamente, dagli altri compagni di squadra. È un risultato eccezionale. Il Milan è tornato ad essere per la seconda volta campione d'Europa. Ora si riapre la sfida per la conquista del titolo di campioni del mondo. Alle spalle ancora la scottante partita del 63, rubata in finale dal Santos di Pelé. Per arrivare preparati all'appuntamento, i rossoneri rinforzano il proprio attacco, acquistando dal Torino Nestor Combin, un centravanti franco-argentino. Che effetto fa entrare a far parte di una squadra che è campione d'Europa? Per me è una cosa che non è mai capitato, è la prima volta, non lo so, ancora non ho provato. Facciamo un conto approssimativo, quanti gol si augura di segnare nel Milan? Penso di segnare di più di quello che ho fatto fino adesso. Quanti? È più di 15, senz'altro. La partita di Coppa Intercontinentale vede opporsi il Milan agli argentini dell'Estudiantes di Buenos Aires. La partita di andata si gioca a San Siro l'8 ottobre 69, per i rossoneri sembra una passeggiata. Con gol di Sormani, Combine e ancora Sormani, il Milan si impone per 3-0. L'anno sotto passaggio ci riempirono disputi di tutti i colori. Poi tra l'altro il sottopasso di San Siro era molto stretto, dunque eravamo uno di fronte all'altro per l'entrata in campo, già lì cominciarono a insultarci e dicendo... A preoccupare però è la partita di ritorno, che si gioca 2 settimane dopo a Buenos Aires. Il presidente Carraro ci dirà gentilmente il suo punto di vista su questa impegnativa prova. Penso che la maggiore difficoltà non sarà costituita tanto dalle condizioni ambientali quanto dal valore delle studianti, perché se è la squadra campione del mondo, anche se la prova di Milano ha un po' deluso sul piano tecnico, è chiaro che questo studiante squadra cosa deve avere, certamente ci mostrerà tutte le sue capacità mercoledì. Il 22 ottobre 1969 i giocatori scendono in campo e alla Bombonera di Buenos Aires piovono sputi e insulti. Rocco, come ti va? Mulo, ti sta bene? Addio Walter! Ciao Rocco, ciao! Com'è il morale dei giocatori? Ma qua abbiamo fatto il giro del campo per prendere i primi fischi. C'è la Bombonera, il passaggio sotto, e come sali i gradini che arrivi allo stadio è scoperto. Noi veniamo fuori, ci sono arrivati di quelle tazze di caffè bollente addosso, una cosa impressionante. Ci mettiamo a fare la foto della squadra in mezzo al campo, arrivano loro, i giocatori delle Estudiantes, ognuno ha un pallone, ci arriva a 15 metri e ci tirano di quelle botte addosso, che metà basta. Gli argentini sono intenzionati a recuperare la partita persa a San Siro e confermare il titolo mondiale. La loro preparazione è stata quindi attentissima. Per pensare alla sua squadra senza importuni intorno, Zubeldi, allenatore degli Estudiantes, se n'è andato in ritiro con i suoi addirittura in Uruguay, a Los Aromos, a 23 km da Montevideo.
Particolari attenzioni al portiere Poletti, che nonostante i 3 gol subiti a Milano, indosserà quasi sicuramente la maglia numero 1. Sono previste varianti invece negli altri settori della squadra. Pare che a marcare Prati non sarà più Malvernat spostato a sinistra, bensì Manera. All'attacco è dato per sicuro l'inserimento del giovanissimo Taverna, autore di 4 gol nelle 2 ultime partite di campionato. In sostanza si sta varando un 11 che dovrà dare l'assalto al Milan dal primo all'ultimo minuto. 3 gol da rimontare, ma l'impresa agli argentini non appare proprio disperata. Fa comunque bene la stampa di laggiù ad invitare gli Estudiantes a giocare al calcio, non al rugby o alla lotta libera. Fu invece una delle partite più drammatiche nella storia del calcio, perché in Argentina a noi si rischiò veramente la pelle. L'arbitro infatti non estrae mai il cartellino e quando dopo pochi minuti Rivera segna il gol dell'1-0 la partita si trasforma in una vera caccia all'uomo. Questa è una partita che mi ricorderò per un verso negativo senza dubbio rispetto alle a tanti altri successi che invece ricordo con piacere, conquistati attraverso un agonismo sano, non sportivo e con dei veri professionisti insomma che erano in campo. Questi erano, oserei dire, degli animali. Poletti, il portiere delle Estudiantes, prende a calci Prati mentre l'attaccante Aguirre Suarez atterra con un pugno lodiato con Bin, colpevole di essere argentino e giocare contro i suoi connazionali. Combin fu il più malmenato, scazzottato, sangue da tutte le parti, tagli sul viso, insomma è veramente una cosa che col calcio e con lo sport in genere non aveva assolutamente niente a che fare. C'era un'atmosfera incredibile, i giocatori dell'Estudiante via di testa che con tutte le maniere cercarono di intimorirci già a Milano promettendoci botte e altre cose nella partita di ritorno. E nella partita di ritorno lo misero in pratica, cioè aggredendoci prima della partita, aggredendoci negli spogliatoi mentre andavamo a fare la fase di riscaldamento e poi per finire in campo dandoci calci e pugni e testate. Alla fine l'Estudiantes ha la meglio e chiude la partita sul 2-1, ma non è sufficiente. Per differenza reti il Milan di Rocco conquista la sua prima Coppa Intercontinentale. I rossoneri possono così fregiarsi del titolo di squadra più forte del mondo. La partita sul campo dell'Estudiantes venne dipinta come una sorta di guerra e tutto. Beh, appartengono un po' alla mitologia queste cose, poi le cose si chiariscono, comunque resta il risultato finale, che comunque è di grande merito per il Milan. I dirigenti della FIFA ce la consegnarono negli spogliatoi di nascosto fra di noi, senza che nessuno sapesse niente. E allora io mi ricordo che la ricevetti e la buttai per terra arrabbiato per il fatto che non aveva più nessun significato, non aveva neanche più senso consegnarcela in questo modo. Il bilancio finale è pesante. 5 giocatori contusi, commozione cerebrale per Prati e setto nasale fratturato per Combin. Purtroppo io lì non riuscii a schivarle tutte, ne presi una dopo 20 minuti, trauma cranico, per dei sensi mi portarono fuori negli spogliatoi e lì ebbi poi un vuoto di memoria di 2-3 ore che non mi ricordavo più niente della partita. Io gli dico a Nestor, stai fuori dai calci di punizione e dai calci d'angolo, perché si formavano di quelle mischie, questi ti massacrano prima o dopo. E invece lui, così esuberante, è venuto a difendere in difesa, uno gli ha dato una spinta e l'altro con una ginocchiata gli ha spaccato il viso. Oltretutto mi ricordo di averlo portato ai bordi del campo, ad avergli ridotto la frattura perché si era anche lussato, e allora Rocco, che faceva i suoi test medici, ha detto ciao ma te me lasci solo, no, si è alzato ma poi è caduto per terra, ha perso i sensi insomma, però ha tentato di alzarsi, come ha sentito la voce di Rocco ha reagito come doveva reagire, ecco, poi in realtà non era proprio in condizione di continuare. Al termine dell'incontro, per volontà del Presidente della Repubblica Argentino, 3 giocatori delle Estudiantes vengono arrestati, Poletti squalificato a vita e Manera allontanato per 3 anni. Ma le disavventure non sono finite. Combin, ancora dolorante per la frattura al setto nasale, viene arrestato come disertore e portato in carcere senza cure mediche. Verrà rilasciato il giorno dopo e invitato a tornare immediatamente in Italia. Siamo riusciti a partire, siamo andati all'aeroporto e come l'aereo appena aveva preso il decollo abbiamo fatto il classico manico d'ombrello, abbiamo detto stavolta avevamo fregato e siamo partiti, siamo arrivati a Milano, campioni del mondo.
occupiamoci, come è giusto, come è doveroso, di voi tutti, cominciando dal presidente Carraro, al quale rinnoviamo a nome degli sportivi i complimenti più vivi per la vostra prestazione, per questo ritorno della Coppa in Italia. È la terza volta, mi pare, che la Coppa Intercontinentale approda nei nostri lidi, no? Due volte con la grande Inter, questa volta con un grande, grandissimo Milan. Se dovesse fare un bilancio di questa Coppa, presidente. Beh, cosa vuole? Un bilancio felice, perché quando si vince si è naturalmente sempre orgogliosi di aver vinto e felici per il risultato conseguito. È chiaro che è una vittoria che è costata un po' di sacrifici, ma senza sacrifici non si ottiene nulla. Grazie presidente e buon compleanno naturalmente al Milan. Accanto al vicepresidente c'è il segretario Bruno Passalacqua, che ringraziamo perché è venuto un poco influenzato questa sera, e il cavalier Nereo Rocco, che stava guardandosi proprio la sua coppa. Sì. Era l'ultima cosa che mi mancava nel mio... nella mia carriera di giocatore e allenatore. Senta, lei ha raggiunto quindi il tetto, cavalier Rocco. Lei ora è così, campione del mondo. Quali altri traguardi si prefigge? Coppe interplanetarie? No, di cancellare tutto e cominciare nuovamente. E cominciare da capo. Scherzavo, io come sogno, perché so che non sarà possibile, vorrei portare o Triestina a Padova in Serie A, poi chiudere definitivamente. Questo è veramente molto bello, cioè ha pagato i suoi massimi desideri. Adesso il suo vero autentico sogno è quello di... Sogno, o Triestina a Padova in Serie A e poi avrei finito. Grazie e anche a nome secondo dei tifosi. A proposito dei giocatori che prendono in mano la partita, accanto a lei c'è un volto abbastanza eloquente, quello di Combini. È un volto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me? Questa è la cosa? Insomma, abbastanza bene. Abbastanza bene? Sì, bene. Cioè, è passata veramente, no? Sì. È stata una serata un poco da incubo, eh? Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita. Sì, certo. Ho avuto più paura ancora. Certo, l'incidente che le è successo. Sì, l'incidente. Beh, insomma, tutto è stato poi chiarito. Sì, tutto. Senta, con me, a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento. Si era impressionato, bravo, carissimo. Guardi che è uno scherzo, eh? E noi le auguriamo soltanto di passare il futuro solo attraverso avventure piacevoli, d'accordo? Grazie. Ma lo è in regola o non lo è? Oddio. Non lo so, non mi ricordo. Grazie, caro Corbino, tanti auguri. Il Milan ha ormai vinto tutto quello che era possibile conquistare. Alla fine degli anni 60 ha quindi raggiunto anche il traguardo di campione del mondo. Ora è la volta degli anni 70, un decennio durante il quale i rossoneri perderanno personaggi come Rocco o Rivera, ma si avvieranno a conquistare il loro decimo scudetto, quello della Stella. Dal pallone d'oro di Gianni Rivera al suo addio al calcio, la morte di Nereo Rocco e l'arrivo di Lidl come allenatore, la conquista del decimo scudetto. Filmati d'epoca, trasmissioni TV, telecronache originali e i racconti degli stessi protagonisti. Tutto questo e molto di più nel prossimo numero della Grande Storia del Milan.